Si attende la sentenza della Corte dei Conti, c'è una città, quella di Vibo, sospesa che attende di conoscere il proprio destino. Una città che da un dissesto viene e nell'altro, nonostante il disavanzo mostruoso, difficile persino da quantificare e comunque superiore ai 53 milioni di euro, non vuole finire. Eppure il vero nodo della complessa questione è quello più difficile da sciogliere. Si attende ancora di sapere infatti cosa vi sia scritto nella sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che lo scorso 1 marzo ha sostanzialmente evitato la capitolazione di Palazzo Luigi Razza, certificando che sostanzialmente tutto quello che era accaduto prima non era stato fatto correttamente. In sostanza, avrebbe sbagliato chi ha scelto il piano di riequilibrio come formula per recuperare il rosso accumulato. Dunque, i commissari avrebbero sbagliato l'amministrazione a proseguire su quella strada e avrebbe sbagliato persino la Corte dei Conti a bocciare quel piano di riequilibrio. Per i giudici, infatti, il piano di riequilibrio non poteva e non doveva essere adottato, dunque valutato. E adesso, però, che cosa si fa? E questo è il punto di domanda, un nuovo piano di riequilibrio sotto le mentite spoglie di quegli strumenti nuovi ancora non noti. Nell'attesa ogni decisione langue, compresa l'approvazione, il ritardo del rendiconto di gestione, il cui dilatarsi dei tempi ha indotto la prefettura ad inviare al comune la diffida e ad adempiere a tale atto entro 20 giorni. Ritardo dovuto verosimilmente al fatto che l'ente attenda di capire come muoversi dopo aver letto quell'ormai famosa sentenza che sembra una sorta di talismano per il suo carattere innovativo e sconosciuto persino agli addetti ai lavori. Ormai però c'è poco tempo da perdere.